Vorrei farvi notare, gente, questa maglia qui. Ciucco, dove c'è un grappino. Molti dicono, perché cazzo porti la maglia della Chicco? Poi leggono bene e capiscono. Presa a 3 euro in una bancarella al mare almeno 5 anni fa. Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video su Strixen e benvenuti in questo nuovo episodio di CTR Crash Team Racing. Serie che continua da tanto, abbiamo iniziato con i primi crash, siamo arrivati al quarto crash, penso, per PS1, che è CTR. Adesso andiamo appunto a sfidare Papu Papu nella sua pista dove c'è quella scorciatoia super fighissima. E vediamo cosa combiniamo. Papu Papu è stronzo, lancia le collisioni. Guardatelo, le lancia in alto proprio. Sarà difficile batterlo, eh. A meno che non stia sempre avanti a lui, non lo batterò mai. E ho troppa paura di cadere da quella scorciatoia, quindi eviterò di prenderla. Prenderò tipo solo questa qua. Questa qui la posso prendere. Dietro di me, perché c'è il tachimetro? Io voglio la mappa. E l'ho preso pure. No, ho sbagliato. Vai avanti, che se esplode poi io perdo. Oh, è proprio difficile, Papu. È molto più veloce di Ripper Blue. Vai, vai, che sto vincendo. Peccato, l'ho preso quella bomba. Almeno però stavolta la riesco a tirare lì dietro. No, mi ha superato. Che palle, non posso perdere. Minchia, che mira. Non ho mai avuto una mira così alta con la bolla. Questo è proprio culo. Eppure la TNT ha funzionato, mi sta andando proprio bene, gente. Questo è proprio culo. Ha preso anche la TNT, perfetto, perfetto. Ok, dai, questo è facile. Adesso ho vinto. Perché ha disseminato di pozioni anche qui? Vai, Dingo. Guardate quanto è lontano. Ho vinto, gente, contro Papu Papu, sì. 40 secondi, benissimo. Quella scorciatoia lì ti fa risparmiare 10 secondi proprio. Però è troppo rischioso da prendere. Senza una maschera non ne vale la pena. Comunque, oh, per un pelo, eh. Cioè, sono stato bravo con quella bolla ad averlo preso. Meno male proprio. Premiazioni, andiamo avanti. Vediamo cosa dice. Poi io non sto usando neanche le cuffie, ma sono scemo proprio. Ecco. Forse papò avere mangiato poca pappa. Poca pappa, eh sì. Piccolo, ma molto veloce. Molto veloce. Ecco chiave per te. Oxide pare più terrore che papù. No, più grande. Ma essere molto più cattivo. Bene, battuto anche Papu Papu. Possiamo andare nella prossima zona dei circuiti. Quella innevata, se non sbaglio. Sì. E apriamo anche questo cancello. Bellissimo. Vediamo cosa ci aspetta adesso. Ci sono le piste innevate. Non sono male le piste innevate. Però sì. Dai, pure nell'angolo si deve incastrare però. Vai. E cambia anche la musichetta. Iniziamo subito con questa qui. Colle Tempesta. Vai. Colle Tempesta dovrebbe essere la scorciatoia. Cioè la pista con la scorciatoia. Con il salto si deve superare tipo una barriera strana. Vediamo se è quella. Non mi ricordo. Comunque, gente, no, non è quella. Questa ce n'è un'altra di scorciatoia difficile. Questa pista c'ha un salto enorme da fare. Comunque, gente, stavo dicendo, i miei amici mi hanno sfidato a CTR. Voglio proprio vedere chi la spunterà. E qua la scorciatoia. No, per un pelo, cazzo. Peccato. Che
cazzo fai? Ma sono ottavo! Non sono mai stato ottavo, non esiste. Mi devo potenziare questa maschera. So che sono tutti qua, ma devo potenziarmela. Non vale la pena usarla adesso che ha poca potenza la maschera. Eccola, valigetta qua. E quasi quasi la tengo anche per quella scorciatoia di prima. Tanto qua li supero con niente questi. Dicevo, i miei amici mi ha sfidato a CTR. Io, Vince, che è un altro che è bravo a CTR. E altri due nostri amici che non so se sono allenati quanto noi. Ecco comunque la scorciatoia. Adesso l'ho presa almeno. Disseminati di brutto. Peccato. No, l'ha tirata in avanti. Qua ce n'è un'altra, è vero. Un po' più difficile da prendere, però è sempre una scorciatoia. Sì. Sì. Ultimo giro, gente. Rischio? Rischio? Sì. Presa, da Dio. Benissimo, benissimo. Li ho seminati proprio. Addio, gente. E vince con netto vantaggio proprio. Porca troia. Tanta roba, tanta tanta roba. E abbiamo portato a casa la prima pista di CTR. Ne facciamo altre due? Ma sì, dai, possiamo farne altre due. Hai vinto il trofeo. Minchia, qua in questa... in questa zona c'è da sfidare Komodo Joe. Madonna, non mi piace Komodo Joe. Vediamo se è la sua pista questa. Dovrebbe essere questa la sua pista. Vediamo. Miniere Drago, infatti. Questa è la pista dove si andrà a sfidare Komodo Joe. Comunque non vedo l'ora di fare quella sfida CTR con i miei amici. C'è un mio amico che ha la Play 1, il disco, il multitap per usare 4 joystick. Che figata. Non ho mai fatto CTR con 4 joystick, cioè con 4 amici. Sono partito pure di merda. Comunque anche qui c'è una scorciatoia che se non si ha la maschera è sconsigliatissimo prenderla. E adesso quasi quasi sapete che faccio? Mi faccio un po' superare, così vediamo se mi esce la maschera. Sì. È qua dietro. Però se la prendo pure male, vaffanculo. Era giusto per farvi vedere qual è la scorciatoia. Ma sono già avanti di stronzi. Bastardi. No, no. Adesso. Cazzo, cazzo, cazzo. Adesso li recupero. Non vi preoccupate. Oh, delle bombe. Bene. Con le bombe son bravo. Anche a parte in questo caso. Anche l'acqua è una scorciatoia. Oh! Non prendere la pozione rossa. Ti permettere. Chi c'è avanti? La sveglia. Questa è l'arma più potente del gioco. Però questa devo potenziarla adesso. Mappa di merda con gli spigoli. Bastarda. Proviamo a cercare la cassetta con i frutti Wumpa. Vai con la sveglia. Che vibra e rallenta tutti. E ho scacciato pure pura col compressore. È una vera fortuna che mi sia uscita la sveglia. Crash ha preso la mia nitro. Vai, 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 bravo. Oh. Prenderò qualcuno. Ho preso Cortex. E l'ho fatta esplodere la bomba. E vince. Comunque è un peccato per CTR. Sapete, gente, perché CTR durerà poco come gioco. Perché le arene sono quelle alla fine. Siamo già alla terza stanza. Già alla terza zona dei livelli. Cioè, dura troppo poco. Complimenti. Cioè, io adesso in teoria potrei anche fare un'altra pista, però non la faccio perché appunto sarebbe uno spreco, cioè mettere 4 livelli. Abbiamo anche sfidato Papu, dai. Va bene, anche nello scorso episodio ho sfidato Reaper Roo, non è che devo già sfidare Komodo Joe. Andiamo giusto a vedere qual è la prossima pista che andremo a fare. C'è anche lo schermo del salvataggio vicino.
Questa pista qual è? Valico Polare, scommetto. Infatti. Valico Polare è bella, mi piace. Andiamo a salvare adesso. Così andiamo nel prossimo episodio a farlo. Valico Polare. Salva, vai, sovrascrivi. Per questo video è tutto, gente. Abbiamo fatto 3 piste, sfidato Papu. Mi sembra buono, non come cosa. Quindi, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, lasciate un bel pollice in su e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Ah, mi servirebbe davvero un bel grappino per diventare ciucco, eh? No, sto scherzando. La grappa non è buona. Meglio la sambuca.